Buongiorno. Nel giorno in cui ricordiamo San Bernardo di Chiaravalle, abate e dottore della Chiesa, il Vangelo di Matteo, capitolo 19, versetti dal 23 al 30, continua il dialogo che ieri è stato stimolato dall'incontro di Gesù con il giovane ricco. Oggi sono i discepoli che fanno risonanza all'esperienza perché Gesù dice che è difficile che un ricco entri nel regno dei cieli: è più facile che un cammello passi per la cruna di un ago. Un paradosso gigantesco che colpisce a fondo la sensibilità degli apostoli: anche loro, infatti, pensano che la vita eterna si guadagna comprandola. E in fondo si sentono chiamati in causa. Noi che abbiamo lasciato tutto, che cosa guadagneremo? Dice Pietro. Non hanno lasciato tanto quanto quel giovane ricco, ma hanno lasciato tutto, le ricchezze terrene e perfino gli affetti. Pensiamo a Pietro, che aveva certamente una moglie e una famiglia. Ecco allora che ci ritroviamo nella stessa logica, piuttosto commerciale come se la salvezza fosse in fondo qualcosa che misura a seconda dei possessi e in fondo anche della quantità di opere buone che si possono dare in cambio Gesù cerca piano piano e con pazienza di introdurre i suoi discepoli e tutti noi alla vera logica, quella della gratuità promette infatti che chi ha lasciato tutto riceverà il centupro ma sa molto bene, e lo sanno anche tutti coloro che hanno davvero incontrato Gesù, che questo centuplo in realtà non è la fonte della gioia. Non si è veramente felici perché si riceve in cambio qualcosa, ma si è veramente felici perché ci si accorge di aver ricevuto gratis la cosa che conta più di tutti, la salvezza appunto che in realtà non è una cosa, ma è la persona, la persona di Gesù, la relazione con Lui, l'intimità e l'amicizia, con colui che è l'erede e dunque l'eredità, con colui che è la vita e dunque la vita eterna, con colui che è la porta per accedere a questa relazione unica con Dio. Dio è gratuità, la sua misericordia non può essere misurata dai nostri meriti, non può essere comprata da nessuno e da nulla. Dio è totalmente consegnato e questa gratuità non fa differenze. Essere discepoli in fondo significa scoprire che siamo stati preceduti da questo movimento amorevole che dall'alto verso il basso ci coinvolge per andare verso l'alto di ritorno a incontrare Lui pienamente. Entriamo anche noi in questa logica o almeno chiediamo la grazia di poterla un pochino comprendere come hanno dovuto in qualche modo scoprirla, sperimentarla i discepoli stessi. Se ci costa, se ci sembra difficile, le parole di Gesù ancora ci vengono in aiuto. Nulla è impossibile a Dio. Buona giornata.